Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, stasera video recensione. Ho un po' di terrore per le mie labbra perché ho deciso di mettere questo bel rossetto rosso, però che va un pochino per i fattacci suoi. Quindi sono un attimo terrorizzata. In più sto registrando con la fotocamera che non mi permette di controllare lo schermino perché non si ribalta. Prima o poi mi devo comprare un'altra videocamera, fotocamera con schermino ribaltabile perché la mia storica tra virgolette videocamera mi ha deciso di mollarmi questo video. Praticamente sto così nervosa perché già l'avevo registrato. Sorvoliamo. Ok, video recensione. Stasera vi voglio recensire dei prodotti per unghie. Sono due smalti colore e uno smalto top coat. Partiamo dal colore perché sono entrambe della stessa casa, della stessa marca. Il primo prodotto di cui voglio parlare è questo smalto della Yves Rocher. Si chiama Smalto Brillantezza, il numero 103 Rubis. È un bellissimo colore rosso intenso, un rosso molto molto scuro, che tende quasi al marroncino. Il contenitore è da 5,5 ml e il suo applicatore, io ce l'ho nella vecchia confezione, ormai è stata cambiata, se non erro, un paio di anni fa. Comunque, il suo contenitore, il suo pennellino è piatto, non ha troppe setole, ma riescono comunque a prendere molto bene il prodotto e lo trasferiscono altrettanto bene sull'unghia. Il prodotto di per sé è relativamente pastoso, ma non è difficile da stendere. Con due passate si ottiene il colore perfetto come lo vedete in boccetta, bellissimo, lucido, mi fa impazzire. Ho usato altri fratelli, altri colori di questa linea e anche loro mi sono piaciuti tantissimo. Erano tutti rossi, se non sbaglio sì. Se vi interessa vi lascio il link giù nell'info box. Perché sono veramente degli smalti buoni. So, la confezione non è più questa, però so che la formula non è cambiata perché li ho potuti vedere e testare, quindi di per sé il prodotto è rimasto lo stesso. Come vi stavo dicendo, alla prima passata lo smalto è perfetto, alla seconda ancora meglio. Si stende facile, ma rispetto ai suoi fratelli ha una durata bassa. Questo mi dura all'incirca 3 giorni, poi si sbecca e si decolora in punta, rispetto ai suoi fratelli che duravano almeno 4-5 giorni perfetti. Quindi su questo non mi ha fatto impazzire, però del resto, tutto il resto è perfetto, è un colore bello pieno, luminoso, fa un bel effetto autunnale, invernale, anche se non ho paura di usarlo in estate, mi è piaciuto tantissimo. Il secondo prodotto di cui voglio parlare è sempre, come dicevo, della Yves Rocher. Questo era uno smalto di una linea di un paio di inverni fa. Non c'è scritto più il nome, quindi lo vado a ricercare nel mio libricino degli appunti, il mio quadernetto degli appunti. Allora, effetto shine, smalto effetto shine, il numero 64, blu Givre, credo. È uno di quegli smalti ad effetto sabbia anche al tatto. Il suo pennellino è un po' più importante di grandezza rispetto al fratello rosso, è più tondeggiante e ha molte più setole. Ottimo per questo tipo di smalto perché è uno smalto molto molto corposo. Io ho 5 ml di prodotto, l'ho amato così tanto che tra primavera, tutta estate e inizio autunno l'ho mangiato, l'ho finito subito. Ho adorato questo prodotto, ho adorato il colore puffo malaticcio, il fatto che aveva questo effetto molto particolare, scusate, il doppio fofo, mi ha fatto impazzire. Si stende facilmente, alla prima stesura è quasi perfetto, veramente è raro che alla prima stesura si sgarri la stesura dello stesso, mamma mia, proprietà di linguaggio a livelli proprio danteschi. Alla seconda stesura l'effetto è bellissimo, perfetto, colore pieno, importante, mi piace tantissimo. Ha una durata
buona 4-5 giorni e l'effetto, come vi dicevo, è effetto sabbioso sia alla vista che al tatto. Ovviamente perde un po' il suo effetto se sopra andiamo a mettere dei top coat. L'ho adorato sia così come è nato che con i top coat con effetto sia brillante che opaco. Con un top coat effetto, allora da solo la base è semi opaca con dei glitter argentati che danno tantissima luce, anche se il colore di per sé è già molto luminoso. Invece con un top coat brillantinato, quindi lucido, la base rimane sempre semi opaca e invece vengono enfatizzati i brillantini argentati che ha all'interno. Invece con un top coat mattificante si perde leggermente la brillantezza dei brillantini, ma il colore di base non viene del tutto opacizzato. È strano come effetto perché è più opaco senza il top coat opacizzato che con. Quindi veramente si hanno tre effetti completamente differenti con un solo smalto e mi è piaciuto tantissimo. L'ho divorato 5 ml, ovviamente l'ho divorato nel giro di 6 mesi, l'ho messo e l'ho rimesso molto rapidamente. Considerate che io non ho tantissimi smalti, la mia collezione è relativamente piccola, quindi ho colori diversificati, però se per esempio voglio mettere un azzurro, sapevo che quest'estate avevo solo questo, ma lo andavo ricercando, non è che lo mettevo una settimana dopo, no, mi scoccio, voglio un altro colore, no, lo rimettevo perché mi è piaciuto veramente tantissimo, ma sia sulle mani che sulle unghie dei piedi, perché non andava un effetto troppo, vorrei dire sbattuto, no, sta bene anche con la mano abbronzata, mi è piaciuto. Se capite che mi è piaciuto? Sì, mi è piaciuto. L'ultimo prodotto di cui voglio parlare, sto prendendo la pagina così ve ne posso parlare, eccolo qua, è questo top coat opacizzante di Astra. Si chiama Super Matte Top Coat Effetto Matte. Asciuga velocemente, lunga durata, fai free. Lo vedete un po' rosato perché ha mangiato tantissimo colore degli smalti che ci ho messo sotto. È un prodotto da 12 ml e ha un pennellino ormai di quelli diciamo classici. Piatto, non troppo pieno di setole, abbastanza slim. Allora, come questo prodotto ve l'ho mostrato in azione in un video precedente in cui facevo la manicure con il prodotto di Collistar, il kit SOS unghie. Se vi interessa, vi lascio sia della i che giù nell'info box il link a quel video perché lo vedete praticamente in azione. Odio questo prodotto per il semplice motivo che non riesco mai a stenderlo in modo perfetto per rendere le mie unghie opache. Praticamente se il prodotto viene messo in modo non conforme alle sue regole, si asciuga in modo bruttissimo, lasciando alcune striature lucide sull'unghia. Spesso e volentieri mi è capitato di avere unghie perfettamente opacizzate e unghie in cui avevo queste righe antiestetiche, eppure lo stendo sempre allo stesso modo, però basta sbagliare di pochi millilitri, ma neanche 0,001% e non si riesce a stenderlo in modo uniforme e perfetto. Questa cosa non mi piace, non mi piace per niente. Poi ha una durata pessima, mi dura 2 giorni, poi diventa subito lucido, si svecca. No, e cosa buona, come tutti i top coat opacizzanti, ha un'asciugatura rapidissima. Questo è perché sono smalti che si opacizzano, quindi di base hanno un'asciugatura rapida. Ok, il video per questa sera finisce qua. Io vi aspetto nel prossimo. Nel frattempo vi do un grosso bacio e vi invito a vedere il prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!